abbiamo l'obiettivo di 20 milioni di visitatori. Expo 2015 è una grandissima occasione di rilancio economico del nostro paese. E figuriamoci per noi astigiani che siamo distanti un'ora e mezza. Attendiamo 130 paesi espositori. Promuovere il Monferrato, promuovere l'economia. Costruendo una vocazione turistica che vorremmo tradurre in economia turistica. Costruzione, ridefinizione, ricalibratura del brand Monferrato. Nel 2015 saremmo territorio UNESCO. Lo possiamo dire con assoluta certezza. Gli investimenti complessivi sono di 11,8 miliardi di euro. Dobbiamo far partire tutte le attività infrastrutturali del Piemonte. Quella sarà un'occasione straordinaria in cui 20 milioni il mondo verrà a Milano a parlare di una serie di argomenti che sono legati strettamente a questa terra, al nostro Piemonte. Noi alla fine sapremo contare nella misura in cui sapremo insieme andare a farci valere nelle sedi che contano. Investire nel Monferrato, una sfida per l'Expo nel 2015, oltre a essere il titolo di questo importante convegno che si è tenuto ad Asti presso la Camera di Commercio, racchiude un po' il significato di tutto il nostro progetto. I consorzi turistici del Piemonte, in particolare quelli di Asti, la ringraziano per essere venuta a spiegarci in anteprima che cosa sarà l'Expo 2015. Lei conosce bene il Monferrato. Come presidente dell'Expo 2015 e come imprenditrice, lei scommetterebbe sul Monferrato? Assolutamente sì, perché al di là della bellezza del territorio e della complessità del territorio, perché è ricco di spunti e di aspetti molteplici, dal discorso enogastronomico, ma c'è anche quello, diciamo, delle tradizioni. Al di là di tutto questo c'è questo progetto UNESCO che per me è una carta assolutamente vincente, perché insomma un Monferrato che è riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO attira tutto il mondo, quindi sarà anzi un punto di forza per attirare all'Expo visitatori. Il Monferrato ha 4 anni di fronte a sé per costruire un'identità del territorio precisa da vendere a questi 20 milioni di turisti che sono attesi a Milano per l'esposizione mondiale dal marzo all'ottobre del 2015. Nutrire il pianeta e energia per la vita credo che sia il tema che è veramente importante per tutti noi. Ci stiamo proponendo per approfondire i temi di questa manifestazione, direi universale, nella quale noi cerchiamo con una rete sul territorio, quindi gli enti ma soprattutto gli operatori privati, di promuovere il Monferrato, di promuovere l'economia, di promuovere le nostre imprese per avere dei ritorni come attrazione di nuovi insediamenti, di nuovi investimenti, ma anche come promozione turistica per dare la possibilità alle nostre aziende, al nostro territorio di svilupparsi al meglio. Chiaramente il Monferrato deve costruire una propria identità, un brand forte col quale competere con territori più blasonati come Langhe, Chianti, Roero, Franciacorta. La provincia di Asti molto spesso abbina le proprie manifestazioni al Monferrato, così fa il Casalese, così fa la provincia di Savona. Ecco, noi vogliamo mettere insieme tutte queste eccellenze, creare un brand forte e andare al di là di quelli che sono i singoli confini amministrativi. Le sollecitazioni che sono venute, oltre che preziose informazioni, ci hanno dato modo di riflettere su come sia importante che i territori creino alleanze, che ci sia un'immagine comune che diventi brand nell'immaginario collettivo, dovendosi aprire a un turismo internazionale. Cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto al governo, presente il sottosegretario Giachino, infrastrutture, trasporti, percorribilità, credibilità dei nostri territori ad
ad essere candidati per un turismo legato all'Expo 2015, con innanzitutto il reinserimento di Alessandria Asti nelle linee di collegamento tra il nord e il centro e il sud Italia, un tavolo di trattativa per difendere il nostro territorio a cui chiediamo possano partecipare anche i privati. Le cose non si fanno se non esistono gli imprenditori e non possono essere gli enti locali e o la regione e o il governo che realizza delle iniziative. Quindi ben venga tutto l'impegno che ci prendiamo sulla infrastrutturazione, che è un'esigenza che invece dobbiamo assumere. Avere oggi la Presidente Bracco, Presidente dell'Expo 2015, il Sottosegretario Giacchino, quindi il referente per tutto quello che sono le infrastrutture in Italia, sono per noi sicuramente uno stimolo per continuare e lavorare ancora meglio. Siamo convinti che gli operatori turistici, gli operatori privati, gli imprenditori devono giocarsi la propria parte. Facendo ciò, sicuramente le istituzioni, dalle Camere di Commercio alle Province alle Regioni, ci seguiranno e investiranno su questo importante progetto. Durante la giornata avete sicuramente avuto modo di vedere dei ragazzi vestiti con una casacca arancione che effettuavano il servizio di accoglienza e di somministrazione dell'aperitivo. Sono i ragazzi del progetto Download Albergo Etico. Questo è un importante progetto che il Consorzio Operatori Turistici Asti Monferrato e Langastesana Riviera stanno portando avanti ormai da 4 anni. È un'iniziativa, un progetto volto a favorire l'inserimento dei ragazzi down o con disabilità, favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, in particolare nel settore turistico alberghiero. Attualmente sono già 30 i ragazzi coinvolti in questo progetto e noi vediamo questo progetto anche in ottica Expo 2015. Secondo noi, secondo i nostri progetti, saranno proprio loro a dover essere il simbolo dell'accoglienza per tutto il Monferrato.